Lotta al Covid tra posti di blocco e screening nella Riviera Ionica Messinese. Questa mattina sono stati eseguiti tamponi rapidi a Santa Teresa di Riva, posti di blocco. Noi ci troviamo a Furcisiculo, dove la polizia locale sta facendo dei controlli serrati. Questa praticamente è la porta della Valle d'Agro, per i centri della Valle d'Agro, per chi arriva dall'autostrada A18 Messina-Catania. C'è anche il sindaco Matteo Franciglia che sta controllando le operazioni. Noi vi daremo anche dei dati nel corso di questa nostra diretta per quanto riguarda il comprensorio ionico messinese. C'è anche il comandante Salvatore Campagna del Corpo di Polizia Locale che sta seguendo le operazioni. Come vi dicevo, in questo momento si stanno svolgendo anche degli screening a Santa Teresa di Riva. Sono 52 i positivi, i guariti 96, a Roccalumera 30 i casi, a Furci c'è una leggera flessione, ma di questo ce ne parlerà fra poco il sindaco Matteo Franciglia. I casi sono una ventina, ma ci dovrebbero essere 3 negativi. I dati che oscillano: 12 a Fiume di Nisi, dove si è registrata una impennata ieri sera, a Taormina 5 casi, a Letoiani 2, a Giardini 17, ma qualcuno potrebbe essere già negativo. Questi sono gli ultimi dati, gli ultimi aggiornamenti che sono stati dati a livello ufficiale. Flessione della curva dei contagi anche nell'Alcantara: a Malvagna ci sono 2 casi, a Gaggi 2, a Moio 10. Una buona notizia invece arriva da Francavilla, a quanto pare, dove ci sono 27 positivi, ma sembra che diversi di loro si siano già negativizzati. Questa sera il sindaco ufficializzerà i dati con precisione, Vincenzo Pulizzi, quindi ci saranno diversi negativizzati tra i 27. A Francavilla, questo è un altro dato importante che vi diamo in diretta, sono stati eseguiti 200 tamponi sulla comunità scolastica, era risultato un positivo al tampone rapido. Ebbene, questo test rapido è stato eseguito poi con tampone molecolare e il caso praticamente era un falso positivo, per cui nessun positivo per quanto riguarda i 200 tamponi alla popolazione scolastica di Francavilla di Sicilia. Ultima cosa prima di parlare anche con il sindaco di Furci Matteo Franciglia: giovedì screening per la popolazione scolastica a Santa Teresa di Riva, venerdì a Furcisiculo. Sindaco, quindi controlli, dicevamo, a tappeto, screening a tappeto. La situazione in questo momento a Furci pare che ci sia qualche buona notizia, anche se i dati oscillano in questo momento. Sì, stavo guardando proprio adesso il cellulare. Intanto buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo, buona giornata. Oggi tra l'altro è una splendida giornata, c'è il sole e brilla. Ecco, mi è arrivata adesso una comunicazione da parte dell'ufficio: i casi ufficiali in questo momento sono 16. Quindi questa la stiamo dando in diretta, sì. Mentre parlava, mentre iniziava la diretta mi è arrivato il messaggio, quindi ci siamo sentiti con il nostro ufficio. E tra l'altro devo dire che sono proprio casi ufficiali realmente, perché in realtà non sono quelli certificati che ci arrivano per PEC dall'ASP, perché purtroppo l'ASP ci comunica in ritardo i dati. Sono quelli che noi sappiamo anche per il contatto diretto che abbiamo con i nostri concittadini, che ci dicono esattamente come stanno le cose. Quindi abbiamo 16 casi ufficiali. Questa è una nota positiva per il semplice fatto che nell'arco appunto di 10 giorni siamo passati da 30 casi positivi a 16 casi. Questo ci induce chiaramente a mettere in campo sempre di più tutte le misure precauzionali del caso, e quindi con il controllo sul territorio e con operazioni di prevenzione che vengono fatte anche dalla nostra polizia municipale, così come sta avvenendo stamattina con i controlli di posti di blocco, appunto per verificare se effettivamente le persone si muovono e si spostano solo per casi di necessità. E devo dire ecco, che ieri le do la parola, sì. Immediatamente ieri sono stati eseguiti dei controlli, a quanto pare tutti erano fuori per motivi di necessità. Oggi come sta andando? Ha avuto modo già di parlare col comandante, che tra l'altro, sì, è alle nostre spalle. Il comandante è qui con gli agenti che stanno lavorando. Con gli agenti, sì, che stanno lavorando, che devo ringraziare, che sono sempre molto operativi, insieme anche ai nostri straordinari volontari della Protezione Civile. Devo dire che le persone si spostano solamente per necessità, o per andare a fare la spesa o in farmacia o per motivi di lavoro. Ecco, anche perché questo è il motivo per il quale uno si può spostare appunto
in zona rossa, che si può condividere o non condividere, però bisogna far rispettare le regole. Io da sindaco ho il dovere appunto di farlo. Abbiamo messo in campo tutte le misure precauzionali del caso, anche con la chiusura delle scuole. Ecco, per quanto riguarda le scuole, dicevamo, ci saranno degli screening giovedì a Santa Teresa di Riva, Piazza Stracuzzi, venerdì invece a Furcisicolo, credo al campo sportivo, se non ho capito male. Ma quello che le voglio chiedere, è che si chiedono tanti genitori, nel momento in cui questi screening dovessero essere positivi, cioè negativi, scusate, cioè allora facciamo un discorso più chiaro, se non ci dovessero essere positivi, ecco, così non... E c'è la possibilità che le scuole possano riaprire in anticipo, sindaco, nel senso che voi avete firmato un'ordinanza fino al 29 di gennaio. Cioè, se tutto dovesse andare bene, così come è accaduto ad esempio a Francavilla di Sicilia, c'è la possibilità di rivedere la vostra ordinanza, oppure le scuole continueranno a rimanere chiuse, almeno per quanto riguarda il suo comune, ecco, non parliamo degli altri. Allora, guardi, sotto questo punto di vista voglio fare delle precisazioni. Io non sono uno che ama le polemiche, anzi sono sempre molto propositivo e costruttivo, ma penso che al primo posto si deve mettere la salute pubblica. Devo dire che rispetto anche a quella che è l'ordinanza del Presidente della Regione, rispetto anche ai decreti precedenti dove prevedevano la chiusura delle scuole in zona arancione, ritengo che non sia corretto mantenere le scuole aperte quando c'è la dimostrazione di una esistenza di zona rossa. Ecco, sotto questo punto di vista credo che non sia stata perfettamente corretta la presa di posizione del Presidente Musumeci nel lasciare aperte appunto la scuola materna, la scuola primaria e anche la scuola secondaria fino alla prima media. Ecco, diventa una contraddizione, specialmente in un momento in cui vediamo già da stamattina che ci sono dei dati poco confortanti che mettono in evidenza che la Sicilia è al primo posto in Italia rispetto appunto alla curva dei contagi. A quanto pare è la prima regione, quindi abbiamo superato probabilmente anche la Lombardia. Mai come in questo momento, quindi ritengo che non sia corretto mandare appunto i bambini a scuola, perché quindi, secondo lei bisogna aspettare comunque che finisca la zona rossa e no, poi... finisco di spiegare il mio concetto. Mai come in questo momento bisogna, secondo me, mettere in campo tutte queste misure precauzionali, anche perché spesso i bambini, anche se non sono sintomatici, possono essere un veicolo di trasmissione, anche perché stanno a contatto comunque per 5 ore, per 4 ore in classe con le persone anche più adulte. Ecco, non possiamo utilizzarle, diciamo tra virgolette, come cavie e poi fra 2 settimane dice vediamo come la situazione, casomai chiudiamo. No, meglio prevenire anziché curare dopo. Tra l'altro c'è un altro aspetto molto importante. Noi tutto quello che dobbiamo fare lo facciamo insieme all'ASP rispetto appunto agli screening. Facciamo questo screening con la popolazione appunto scolastica venerdì, e devo dire che vi do un dato: parteciperanno circa 120 tra studenti, personale scolastico e docenti, quindi è un buon screening. Ma questo non significa che dopo che tu fai il tampone e risulti negativo, che il giorno dopo possibilmente hai il contatto con un'altra persona, perché siamo in una pandemia, e che quindi diventi positivo. Quindi la situazione è comunque instabile. Eravamo a 30, siamo arrivati a 16 casi positivi, ma non c'è una niente che appunto che si ritorna di nuovo a 20. Cioè, noi non possiamo dire che la curva sta scendendo, per esempio nel nostro paese, da 16 a 0. Può oscillare, quindi questa situazione di instabilità e di precarietà, che non è stata risolta dal governo nazionale, oggettivamente ci induce a prendere tutte le precauzioni. Qualcuno chiede anche per il vaccino se ci sono novità. Per quanto riguarda intanto il numero, ora rispondiamo, dei partecipanti allo screening a Santa Teresa, domani già si sono prenotati in 500, un terzo sulla popolazione scolastica circa di Santa Teresa di Riva, così come veniva detto da Furci. Le vittime ieri sono state 11 a Messina, 264 dall'inizio della pandemia, 59 nella prima ondata, già 205 nella seconda, e a gennaio c'è stata una crescita. I ricoveri sono diminuiti, questi sono gli ultimi dati, da 169 a 164, meno 5, ma anche per effetto dei decessi nel messinese, 31 in rianimazione. Questi sono i numeri che poi vengono aggiornati quotidianamente. Purtroppo la situazione non è bella. Io devo dire che ho perso pure qualche amico, insomma sono le persone che il mio pensiero va innanzitutto a quelle famiglie che stanno patendo questa situazione, sia perché hanno dei casi positivi a casa, che ci auguriamo appunto una pronta guarigione per tutti,
Noi a Furci abbiamo anche una persona ricoverata che speriamo si possa riprendere presto, tutti gli altri invece sono appunto a casa. E poi il pensiero principale è ovviamente a chi non c'è più. E diciamo noi... dei vaccini anche prima ci chiedevano. Sì, però prima voglio chiudere la parentesi dello screening, perché per quanto riguarda lo screening noi abbiamo anche parlato con il dottore Gianfranco Anastasi, che è il nuovo incaricato, per oltre a fare lo screening sulla popolazione scolastica, per fare uno screening su tutta la popolazione. Chiaramente è facoltativo e stiamo programmando, stiamo aspettando che ci diano le indicazioni di come poter procedere, in modo tale da poter mandare un'email e ovviamente avvisare la popolazione, dandogli una settimana, 10 giorni di tempo affinché tutti possano appunto fare questo screening, in modo tale che tutti i cittadini possano essere appunto verificati sotto questo punto di vista. Fermo restando, ripeto, che al di là degli screening che si fa la popolazione, chiaramente può succedere che una persona che ha fatto il tampone il giorno prima magari è risultato negativo, ma potrebbe essere positivo il giorno successivo. Ribadisco anche un altro concetto, che in ogni caso sia il martedì che il venerdì, ogni martedì e venerdì, l'USCA fa i tamponi per quanto riguarda le persone che sono state o a contatto con un positivo, o che pensano di essere positivi, o che sono positivi al tampone rapido per poi fare il molecolare, direttamente a Rocco Lomera. Noi abbiamo un elenco che mandiamo di volta in volta appunto all'USCA e saranno loro stessi poi a contattare i singoli cittadini per programmarli e per farli venire appunto a Rocco Lomera o il martedì oppure il venerdì. Quindi il controllo sotto questo punto di vista c'è ed è efficace per quanto riguarda lo screening sulla popolazione, ma aspettiamo dal dottore Anastasi la conferma per fare anche uno screening solo sulla popolazione scolastica, al di là del fatto che una persona sia stata a contatto o meno con un soggetto positivo. Per quanto riguarda i vaccini, invece... Sì, se avete notizie anche per... Allora, per quanto riguarda i vaccini, questa è, devo dire, una cosa tragica, perché oggettivamente non abbiamo alcuna notizia. Io devo dire che ho chiamato anche per i miei parenti più stretti ad un numero che è lo 090, insomma quello che si deve chiamare, che ci è stato detto che dobbiamo chiamare, perché a quanto pare per la privacy... Non è il sindaco, il comune che si occupa appunto dei vaccini, certo. È ogni singolo cittadino che chiama quel numero che è dato appunto dall'ASP. Io parlavo per settori più che altro, perché ovviamente ad oggi l'unica comunicazione, cioè, si stanno rispettando i tempi che erano stati detti. I tempi sono, siamo fuori termine totalmente, quindi i tempi non sono quelli regolari, quelli giusti, e questo è una mancanza da parte chiaramente del governo nazionale. Che dobbiamo fare ad oggi? C'è un rallentamento, c'è un rallentamento generale a e questo, pare, questo sui, cioè, sui singoli casi a, poi, a quanto pare sono scomparsi anche dei vaccini che dovevano arrivare, ne sono arrivati in minor questo a livello nazionale e quindi in quota parte anche a livello siciliano, però in questo momento ci hanno comunicato, è stato comunicato anche attraverso i messaggi che arrivano su WhatsApp, che si sta facendo la programmazione per vaccinare gli ultra ottantenni, quindi dagli 80 anni in su. Però, ripeto, chiamando quel numero, l'altro giorno mi sono messo lì una giornata intera a chiamare, ma non risponde nessuno. Quindi c'è poca organizzazione sotto questo punto di vista. Ecco, io credo che sotto questo punto di vista l'ASP dovrebbe convocare i medici di base e fare in modo che siano gli stessi medici di base appunto a fare i vaccini. In questo modo abbiamo un controllo sul territorio, perché se prima non superiamo questa fase dei vaccini, chiaramente ci troveremo sempre a fare screening e avere una situazione di instabilità e di precarietà che grava chiaramente sulla popolazione, sui cittadini e soprattutto sui commercianti, che stanno pagando più di tutti in questa situazione, visto che non hanno avuto dei ristori reali e concreti da parte del governo nazionale. Bene, abbiamo cercato di fare un po' il quadro completo per quanto riguarda tutta la Riviera Ionica Messinese. Nei prossimi giorni saremo anche in altri centri, anche domani mattina in altri centri dell'Interland Ionico Messinese, per comprendere meglio, per raccontarvi ciò che accade anche sul territorio. Noi ci siamo trovati qui quest'oggi, lo ripetiamo, questa è la porta della valle del Gro, Furcisiculo, l'ingresso dalla zona nord per quanto riguarda Santa Teresa e poi i centri della valle. C'è una domanda, da Gro, sì? È giusto dare le informazioni corrette? Ho sentito nella trasmissione televisiva che il vaccino può essere eseguito nelle farmacie, nelle nostre farmacie di Furci sono a disposizione a farli. Non è, no, così. No, non è così, ecco, infatti. Bisogna dare informazioni corrette, non rispondiamo è così, alla signora Anna, però non è assolutamente così, c'è ancora grande confusione sotto questo punto di vista e ad oggi è solamente l'ASP che sta programmando appunto le vaccinazioni. E per quanto riguarda le novità, poi ve le daremo naturalmente passo passo e le trovate anche tutte sul nostro sito tempostretto.it. E oggi ad esempio c'era la novità che si può interloquire anche via WhatsApp con l'ASP per quanto riguarda i tamponi, quindi attraverso il sito vi daremo ulteriori dettagli per quanto concerne tutti i particolari. Io ringrazio
il sindaco Matteo Francilia, abbiamo, il sindaco di Forcesicola, abbiamo seguito un po', anche se a distanza, queste operazioni di controllo. Numerose le auto che vengono controllate, le persone che viaggiano, il conducente, i passeggeri, tante le domande, quasi tutti sono fuori, tutti, almeno quelli fermati per motivi di necessità, così viene. Sì, abbiamo fatto i controlli, li stiamo continuando a fare. Fino ad oggi non ci è capitato, devo dire, nessuno che si sta muovendo sul territorio per motivi futili, diciamo. Qualcuno lamenta però che ci siano, magari in generale, sto parlando non solo di Furci, gruppetti di persone che ogni tanto si formano in giro. Ecco, questo lo voglio dire senza mezzi termini. Faccio un esempio pratico. Proprio poco fa sono passato dal parcheggio di Furci Verde e c'è un camion che tuttora sta, un ambulante che sta vendendo frutta e verdura. Siamo passati da lì con la polizia municipale e abbiamo fatto allontanare le persone, perché io non riesco a capire. Si può lavorare con gli ambulanti? Possono, sì. Spieghiamo anche questo passaggio, sì, così a livello gli ambulanti generale. Possono lavorare, e anche quello è uno stato di necessità, devono lavorare e mangiare anche loro, per cui siamo dovuti passare e abbiamo dovuto prendere alcuni provvedimenti con la polizia municipale, intanto con un richiamo, ma è chiaro che se questi fatti si ripetono, a quel punto io sarò costretto a fare delle ordinanze con il divieto assoluto, più restrittive, perché se la gente non capisce, e anche l'ambulante che ha una sua responsabilità, a quel punto dovrò prendere dei provvedimenti per non far più venire gli ambulanti nel nostro paese, perché non è possibile che non ci si rende conto che basta mantenere le distanze e alla fine si risolve tutto. Stessa cosa l'abbiamo fatta con la polizia municipale negli scorsi giorni, che c'era un gruppetto di ragazzini sul lungomare che stavano parlando e stavano con la mascherina in questo modo, ecco, li abbiamo dovuti cazziare, ecco, mi piace usare questo termine perché sennò non si comprende bene come bisogna intervenire. Per far capire come bisogna, sì, rispettare le regole. E in un caso abbiamo anche multato una persona un paio di settimane fa. Poi in piazza la sera, ripeto, spesso, che sapete tutti, la Piazza dei Furci è il cuore pulsante del paese, spesso invece ci sono le persone più anzianotte che stanno sulle panchine. Non possono stare sulle panchine in questo momento, anche lì sono intervenuti i vigili urbani. Questo è stato chiaro, io ringrazio il sindaco di Furci, Matteo Francilia. Noi siamo in chiusura di questa diretta, come avete sentito c'è una richiesta anche di controlli anche all'interno dei locali, dei supermercati. Noi dicevamo, oggi abbiamo fatto questa diretta da qui dove c'è un posto di blocco, in questo momento ci sono dei controlli, proseguiremo nei prossimi giorni anche da altri centri del comprensorio ionico messinese. Grazie per averci seguito, grazie ai lettori di Tempo Stretto, alla prossima.